Presidente, questa legge di bilancio è la seconda dall'inizio della pandemia e se quella dello scorso anno aveva a che fare soprattutto con l'urgenza di tamponare la crisi, questa deve avere l'ambizione di introdurre riforme strategiche di cambiamento che siano collegate al grande piano europeo del Next Generation che abbiamo fortemente voluto, che siano collegate alle priorità del nostro piano nazionale di ripresa e di resilienza, perché se la pandemia ci ha colpito in maniera così forte è perché la nostra era ed è una società troppo fragile, troppo divisa da ingiustizie, da diseguaglianze e abbiamo bisogno di riforme, riforme non fini a se stesse, ma che raccolgano le istanze sociali, che correggano le storture che la pandemia ha mostrato impietosamente, storture che sono un fatto politico e a cui noi dobbiamo dare una risposta politica, cambiando le cose rispetto a come erano prima, costruendo un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona e il lavoro, proprio nel momento in cui la rivoluzione delle tecnologie, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale reclama l'esigenza di un ruolo più forte della politica per dare voce a chi è invisibile o a chi si percepisce come invisibile. Perché ci sono lavori e ci sono vite intere che per le nostre leggi è come se non esistessero. E uno di questi è il lavoro creativo, culturale, delle arti performative, dello spettacolo. La pandemia ha colpito più duramente su questo terreno, perché questo mondo così complesso, così frammentato, non solo è stato chiuso per un tempo molto lungo, ma perché questo mondo è più esposto, è più fragile, è più ingiusto ed è un mondo che non appena riemerso dai lockdown è sceso in piazza e abbiamo visto in quelle piazze, sui cartelli delle tante manifestazioni, che c'era scritto e c'è scritto ancora: siamo invisibili ma indispensabili. Ecco, noi abbiamo ascoltato questo mondo in questi mesi e con loro abbiamo scritto proposte di legge che stanno andando avanti. Eppure intorno continua, intorno a noi, ad essere un momento non solo difficile, ma per tantissimi drammatico, con il rischio di perdere intere generazioni di artisti e di tecnici. E li cito insieme perché è un unico mondo, un'unica filiera. C'è una dispersione professionale che costa moltissimo al nostro paese perché cultura e spettacolo sono la rappresentazione dell'Italia nel mondo e sono allo stesso tempo un formidabile moltiplicatore di sviluppo, crescita economica, occupazionale, idee, futuro, legami e coesione sociale. Sono una delle forme vitali e indispensabili della nostra democrazia. È l'Italia amata, riconosciuta nel mondo per le sue arti. Eppure tutto questo ha un prezzo alto e spesso inaccettabile, perché poggia su un vuoto, ed è il vuoto del mancato riconoscimento professionale di questi lavori. È per questo che chiediamo di introdurre finalmente in Italia uno statuto sociale dei lavori, delle arti performative e creative, che riconosca a tutti tutele in caso di malattia, di maternità, che riconosca assicurazioni, che riconosca previdenza e riconosca la possibilità di crescere, la possibilità per il lavoro creativo di diventare impresa culturale e creativa con dei sostegni specifici, perché l'emergenza non finirà finché non avremo cambiato un sistema che oggi è ingiusto. L'emergenza c'era già prima della pandemia, anche se si faceva finta di non vederla, e per far cessare l'emergenza non bastano misure tampone, misure una tantum, che pure sono importanti nell'immediato, ma che rischiano di essere un sostegno conservativo che alla fine avvantaggia chi è già più forte. Serve invece una riforma strutturale che innanzitutto riconosca appunto tutte le professioni in un mondo che sta cambiando continuamente per le innovazioni digitali e in cui si affermano nuovi lavori e nuove tipologie, per fare in modo che nessuno rimanga fuori da un sistema universale di tutele. E per farlo la prima urgenza è riconoscere finalmente il carattere discontinuo del lavoro creativo. Discontinuo perché
l'arte, la tecnica artistica per compiersi ha bisogno di un tempo di studio, di ricerca, di azione, di preparazione, di aggiornamento professionale, e questo tempo preparatorio è un lavoro, va riconosciuto come lavoro e va remunerato. Per questo oggi in questa legge di bilancio c'è un primo passo, c'è un fondo di 70 milioni, un primo passo, anche se non ancora sufficiente, perché servono e serviranno molte più risorse, ma è il primo riconoscimento delle istanze di questi mesi, e noi proveremo questo riconoscimento ad indirizzarlo subito, già nella discussione della legge delega che è in corso, verso la creazione di una vera e propria indennità di discontinuità che sia strutturale, che sia perno per misure universali di welfare per tutte le tipologie contrattuali, sia autonome sia subordinate, che sia perno per riconoscere finalmente a tutti i lavoratori del settore creativo la possibilità di avere un trattamento pensionistico, perché oggi per un lavoratore dello spettacolo è difficilissimo raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione, e questo per un effetto distorsivo per norme capestro, per cui accade che il fondo dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS abbia un avanzo patrimoniale di 5 miliardi e 400 milioni. Ecco, noi diciamo utilizziamolo, perché sono risorse frutto dei contributi dei lavoratori dello spettacolo e delle arti performative, e queste risorse vanno redistribuite a questi lavoratori dello spettacolo per misure di welfare universale. Ecco, noi pensiamo, Presidente, che intorno al riconoscimento del lavoro, che è la prima riforma, che deve essere il centro di questa nuova progettualità, altri tasselli poi debbano marciare insieme. Per questo deve affiancarsi la legge che abbiamo proposto a sostegno delle imprese e dei luoghi e degli spazi della cultura e dello spettacolo. Pensiamo ai live club, ai piccoli teatri di prossimità e di quartiere, ai centri culturali. C'è anche qui il riconoscimento di un sistema imprenditoriale e produttivo, ma insieme il riconoscimento di una rete di comunità, di presidio sociale che cambia vite, che tiene in piedi quartieri e città. Questa, Presidente, è una sfida tutta politica, non è una vertenza di categoria, ma è una sfida decisiva per l'intero sistema paese. Se è vero, ed è vero, che il mondo nuovo dopo la pandemia che vogliamo costruire deve essere quello in cui crescita e inclusione non sono più distinte. Crescita e inclusione stanno insieme, perché non potrà esserci ripresa economica senza una visione politica, non potrà esserci protezione senza emancipazione. Questo lo dobbiamo in particolare alle nuove generazioni, questo lo dobbiamo in particolare a chi di più sta pagando questa crisi, per fare in modo che mai più nessuno si senta e sia invisibile. Grazie, Presidente.